Accanto a me c'è Maurizio Beucci di Laika Italia e vi presentiamo oggi la nuova Laika, che è questo blocco di metallo. Sì, insomma, questa è una delle parti, esatto. Andiamo un po' più sul dettaglio allora, va? Questa calotta assomiglia già più a qualcosa di fotografico. Sì, in realtà ti ringrazio per la possibilità di parlare di questo, nel senso che la cura, la sostenibilità è il modo in cui noi continuiamo a fare le cose è assolutamente di manuale, no? È una manifattura quasi, direi. Per cui sì, questo colpisce molto perché da un estruso di alluminio di questo genere noi arriviamo a ricavare uno solo degli elementi, che in questo caso è un'anteprima. Voi siete, è più che un dietro le quinte questo. È un elemento molto molto importante perché rappresenta un po' l'anima del nuovo design della macchina di cui stiamo parlando, che insomma per noi non è solo una macchina ma è molto di più. E la macchina, eccola qua, è la SL2, mirrorless, full frame, un sensore di nuova generazione, sì. Molto molto di risoluzione molto elevata. Io direi iniziamo dalle principali differenze che ci sono rispetto alla SL. Caratteristiche principali: un nuovo sensore unico, esclusivo per Leica, da 47,3 milioni di pixel, con due soli strati di vetro contro i tre abituali che si trovano, che è in grado quindi con un sistema di microlenti di dare il massimo delle prestazioni, di liberare il massimo della leggendaria qualità degli obiettivi Leica, sia Leica Apo Summicron SL, la nuova serie Apo Summicron, che i leggendari obiettivi Leica M, quindi questa è una caratteristica importante. Nuovo stabilizzatore in body, quindi abbiamo uno stabilizzatore all'interno della macchina, la nostra baionetta molto ampia ha consentito lo sviluppo di questo, mantenendo la stessa dimensione del corpo, con una stabilizzazione che arriva fino a 5 stop di vantaggio, impensabili prima, pur garantendo questa qualità. Ad esempio oggi possiamo scattare con un Noctilux Leica M montato su questa macchina in pieno buio, probabilmente a 100 ISO possiamo già scattare e vedere soprattutto quello che stiamo facendo. Vedere tramite il nuovo mirino iRes da 5,75 milioni di pixel, quindi il nostro viewfinder elettronico è stato dell'arte della tecnologia, ma l'invito è a guardare attraverso per un'esperienza che è unica e completamente diversa, perché non solo curiamo il pannello, che è uno standard del mercato, ma per il top end diciamo del mercato, ma abbiamo un sistema di vetri che arrivano dai nostri binocoli, il sistema di regolazione diottrica eccellente, un eye relief molto importante, quindi per un prolungato uso del mirino questo faciliterà molto le cose a chi vuole fare fotografia a qualunque livello, professionale o amatoriale. Per quanto riguarda il sistema di messa a fuoco, che è sempre quello su cui si sofferma la maggior parte dei fotografi. Certamente, è una cosa fondamentale. Noi questi 4 anni di esperienza di Leica SL ci hanno portato a dover fare un lavoro serio, completo, sullo sviluppo dell'autofocus. Abbiamo questo nuovo sistema di focus che ad esempio funziona molto bene per la parte di tracking, che era un po' ciò su cui potevamo migliorare sotto ogni punto di vista. Adesso riesce tranquillamente a mettere a fuoco anche in situazioni di luce più estrema, dove tra l'altro le nostre ottiche riescono a dare il meglio, quindi sistemi di controluce molto forti. C'è anche una notevole gamma dinamica, mi dicevi prima. Sì, 14 stop di gamma dinamica, che però, ripeto, non servono a niente se davanti non ci sono delle ottiche straordinarie. Quindi 14 stop di gamma dinamica in questo momento sono assolutamente lo stato dell'arte del mercato. Un'altra cosa molto importante è il nuovo display posteriore di cui discutevamo. Family look Leica, quindi abbiamo rimosso ancora un pulsante per la nostra filosofia less is more, quindi che le nostre macchine oramai abbracciano appieno dall'introduzione dell'M10, della SL2 in questo caso, ma anche della CL, della Leica Q2, sarà immediata la capacità dell'utente di riconoscere subito a colpo d'occhio quali sono i comandi fondamentali e soprattutto come utilizzarli.
Ti faccio una domanda che sicuramente ci verrà rivolta: perché c'è lo schermo non ribaltabile, non inclinabile, ma fisso? Allora, per diversi motivi. Il primo, perché non esiste attualmente uno schermo che possa garantire il grado di resistenza a polvere e acqua di cui questa macchina è capace, nel caso in cui sia un display basculante. Il secondo motivo è che quelli disponibili con caratteristiche, diciamo, già superiori di resistenza avrebbero obbligato necessariamente ad avere una macchina più grossa, più spessa, perché tutta la struttura che all'interno che serve per poter gestire il basculaggio del monitor è molto spessa, molto, molto grande, quindi non è una cosa che produciamo noi come Leica. In questo caso anche la migliore tecnologia per noi non era sufficientemente, non era all'altezza di quello che dovevamo realizzare, perché il cliente che usa Leica si aspetta una certa robustezza, un certo feel dei materiali, di tattilità proprio di ciò che ha, che non potevamo compromettere per un elemento. Ma abbiamo comunque una soluzione per chi ha queste necessità, ovvero con la nostra nuova app Photos sarà possibile utilizzare in futuro, sia in futuro breve intendo, sia l'applicazione su iPad che su smartphone, e quindi utilizzare gli schermi degli smartphone e degli iPad come dei veri e propri monitor di controllo, quindi non solo per visualizzare le immagini che sono state scattate con la macchina, ma anche per controllare tutti i comandi. Sarà molto utile per chi farà ad esempio video, perché questa funzione sarà disponibile su iPad anche per i controlli video. Quindi, diciamo, per chi è abituato ad usare delle appendici esterne, in questo caso con un iPad potrà già fare qualcosa. Ovviamente per i professionisti di un certo livello, i Ninja e tutti i corredi utilizzati attualmente saranno compatibili. Parte video che vi si seleziona dal menu sì. Touch sullo schermo. Che modalità ha per quanto riguarda i videomaker? Allora, abbiamo inserito questa nuova modalità che si chiama Cine Mode, dove le caratteristiche della macchina sono di filmati in 4K su sensore full frame. Questa è la grande novità. Quindi è l'unica macchina in questo momento con 47,3 milioni di pixel che può utilizzare le lenti nella loro naturale, diciamo, bellezza, poi, no? E nella loro naturale espressione. 4K, 60 frame al secondo in 4K, quindi abbiamo tutte le altre varie modalità slow motion, 24, 25 frame al secondo, 30 e così via. Una cosa molto molto importante è nell'interfaccia utente. Abbiamo chiarito in maniera evidente nell'interfaccia grafica quando una modalità è foto, quando la modalità è video. Nella modalità Cine Mode, ripeto, ritorno un attimo, avremo tutta una serie di funzioni che renderanno felici i DOP, i direttori della fotografia, o i registi che lavorano nel mondo del commerciale, della pubblicità e così via, perché avremo, nel caso dell'uso delle lenti Cine, useremo i T-stop invece degli F-stop, ci sarà l'angolo di scatto invece dello shutter speed tradizionale. Questo semplificherà molto la collaborazione dei fotografi, dei videooperatori che useranno questa macchina in ambiti professionali di alto livello. E non dimentichiamo che ci saranno ovviamente le prese, cuffie e microfono, con una novità. Esatto. Noi abbiamo, diciamo, ci siamo aperti in questo caso a un mercato che ha ovviamente delle eccellenze alle quali non potevamo dare un occhio, e quindi avremo i jack da 3,5 mm sia per le cuffie che per i microfoni, e ovviamente l'HDMI per tutte le connessioni esterne, appunto di monitor, display, timecode e così via, tanto care ovviamente, ma soprattutto tanto utili a chi fa video a livello professionale e non solo amatoriale, ecco. C'è anche la stessa batteria, quindi si potrà utilizzare le batterie se uno già ha altri corpi macchina Leica? Assolutamente sì, usa le stesse batterie che erano già della prima Leica SL, che sono le stesse della Leica Q2, quindi in un'ottica anche di sostenibilità dei componenti che utilizziamo, saranno tutte nella stessa famiglia e soprattutto capienti e capaci di assicurare il giusto numero di scatti ai nostri utenti, che adesso da certificazione supera i 280 scatti con una sola batteria. Un'ultima domanda sul multiscatto ad alta risoluzione.
Sì, a partire dalla prima metà del 2020 abbiamo già pianificato un aggiornamento firmware della macchina, perché la macchina sarà in continuo sviluppo, nuove funzionalità, un po' come è successo con la Leica SL, dal firmware 1.0 al 3.6 attuale sono state aggiunte molte funzioni alla macchina, quindi non solo la risoluzione di eventuali bug, ma spesso di introduzione di nuove feature. La prima importante che abbiamo già pianificato per la prima metà del 2020 è il multishot, ovvero questa modalità di scatto che mette insieme sostanzialmente 8 scatti, e questo è possibile solo grazie al sensore stabilizzato, che comporranno una singola immagine e creerà un file RAW da 187 megapixel, quindi sarà una cosa molto utile per chi fa fotografia di paesaggio, per chi fa still life, per chi deve fare ad esempio delle riproduzioni, per tutte quelle persone che lavorano in architettura ad esempio e devono fare un certo tipo di fotografia per grandi formati di stampa banalmente o per una precisa riproduzione del dettaglio. In questo caso multishot 187 megapixel, una singola immagine, ci vorranno circa 20 secondi per fare una foto di questo genere, saranno 8 scatti messi insieme, ma verranno salvati comunque due immagini, una da 47.3 milioni di pixel e una da 187 milioni di pixel, proprio perché sempre con l'occhio al professionale durante questi 20 secondi tante cose potrebbero accadere e quindi vogliamo comunque assicurare il primo scatto al nostro fotografo e aggiungere il multishot come funzione in più. Grazie. Grazie a voi.